Abram, io sono il tuo Dio e stringerò il mio patto di alleanza con te. Parliamo di Abramo, il padre della fede monoteista per ebrei, cristiani e musulmani. L'uomo attraverso il quale, ed è storia, Dio ha iniziato a rivelarsi all'umanità. La figura storica di Abramo si colloca orientativamente intorno al 2000 avanti Cristo. Descritto come un arameo errante che abitava nella zona mesopotamica di Ur, Abramo viene contattato da Dio, che lo invita a lasciare la propria terra per fare una storia, qualcosa di nuovo. Dio fa delle promesse a quest'uomo, a sua moglie, e sceglie lui e la moglie sterile, molto anziani entrambi, per dare vita alla discendenza monoteista. In Abramo si diranno benedette tutte le genti della terra. La sua discendenza, promette Dio, sarà numerosa come le stelle del cielo, come i granelli della sabbia. Prima obiezione, perché Dio sceglie alcuni invece di altri? Bene, la storia di salvezza è corredata da scelte di Dio. Noi dobbiamo prendere atto che Dio, per parlare a tutti, scelga alcuni. Nota molto importante, persone che non brillano per particolari meriti personali o per virtù proprie. Il padre del monoteismo era un uomo anziano con la moglie sterile, suona piuttosto strano, e così chiama Mosè, che aveva difficoltà nel parlare, forse era balbuziente, per parlare al popolo, per parlare al faraone. Le scelte di Dio sono tutte paradossali agli occhi dell'uomo. Sceglie ciò che agli occhi del mondo è stolto per confondere i superbi. Altra nota molto importante, la chiamata di Dio è per il servizio, non è un divino privilegio. Il fatto che Dio si sia servito di quest'uomo e della sua discendenza per fare la storia di salvezza e illuminare tutte le genti della terra non va visto come un privilegio da parte di Dio che ha scelto alcuni a scapito di altri, ma ha scelto alcuni al servizio di altri. Esattamente come Gesù spiega molto bene, chi vuole essere il primo fra voi si faccia servo, si faccia ultimo. Il Papa lo ribadisce a ogni piè sospinto, il vero potere non è il comando, ma il servizio. In un mondo politeista, Dio chiama quest'uomo a seguirlo, a lasciare le sue comodità. C'è qui un messaggio per tutti quanti noi. Se vogliamo fare incontro ed esperienza del Dio vero, dobbiamo lasciare la nostra zona di comfort, la nostra area di ciò che conosciamo, i nostri tanti idoli che ci danno benessere. Dunque la storia di salvezza parte in questo contesto ed Abramo deve lasciare ciò che conosce e la sua terra e fidarsi di un Dio che gli promette non solo un figlio, ma una discendenza numerosa quanto le stelle del cielo, più numerosa dei granelli di sabbia del mare. È evidente che su di lui c'è un'elezione ad essere padre del monoteismo, ma tutto questo passa per la sua libertà, per il suo libero arbitrio. E Abramo inizia a fidarsi di Dio e sulla base di una parola ricevuta si mette in viaggio. Il figlio della promessa non arriva, tanto che Abramo comincia a dubitare che questo Dio manterrà ciò che ha promesso. E allora fa un figlio con la serva Agar, una usanza molto comune nei popoli semitici dell'epoca. Non dimentichiamoci mai che la Bibbia risente naturalmente del contesto storico in cui è stata scritta, delle usanze e delle abitudini culturali del suo tempo, ma contiene qualcosa di divinamente ispirato, utile all'uomo di ogni tempo. In questo caso c'è un messaggio molto forte, cioè che le promesse di Dio si realizzeranno secondo i tempi di Dio, non i nostri tempi, nei modi e nelle vie che il Signore sa e che noi non conosciamo. Dio mostra di avere un altro piano per Abramo. La sua comprensione di ciò che Dio voleva fare era parziale e incompleta. Passeranno presso la tenda di Abramo, in prossimità della quercia di Mamre, tre misteriose figure, tre sconosciuti. L'ospitalità è sacra per i semiti e Abramo riceve questi tre ospiti con ogni cura. Fa lavare loro i piedi, li rifocilla e li nutre. Queste tre figure si rivelano tre emissari di Dio, tre angeli forse. Naturalmente la teologia cattolica ha gioco facile nel vedere qui una prefigurazione della Santissima Trinità, qualcosa che però gli autori sacri del tempo non potevano neanche lontanamente immaginare in quanto oggetto di una rivelazione da parte di Gesù Cristo, molto tardiva. La benedizione che queste tre figure promettono ad Abramo è la gravidanza tanto attesa. Sara, una donna molto anziana, è incinta. E dal momento che questa donna sorride ricevendo questa promessa, i tre angeli, le tre figure divine, annunciano che il nome di questo bambino sarà Isacco, risata.
Dunque Abramo ora sa che Dio è fedele, che lo ha chiamato e ha realizzato ciò che ha promesso, in modi che Abramo mai avrebbe potuto immaginare né concepire. Il bambino cresce, la famiglia è felice, Abramo si sente benedetto da Dio. Si trova davanti a questa richiesta apparentemente assurda. Dio chiede in sacrificio proprio questo bambino, il figlio tanto atteso che non arrivava nella vita, è giunto per un vero miracolo, per un dono di grazia. Come può Dio richiederglielo indietro? Questa fu la prova della fede per Abramo, fidarsi di Dio anche quando la ragione si ribella, anche quando la ragione non comprende. E Abramo si fida, prende un asino, lo carica con la legna per il sacrificio, prende un coltello, prende il figlio che inizia a intuire che verrà sacrificato, al punto che, giunti in cima al Monte Moria, il bambino chiederà: «Papà, legami, legami forte, perché io non resista, perché io non abbia a resistere». Nel momento in cui Abramo sta per stendere la mano sul ragazzo, un angelo del Signore ferma questo sacrificio. E qui abbiamo scritto nella carne di Abramo per sempre che Dio non vuole sacrifici umani. Pensateci un attimo, Abramo è cresciuto in un'epoca politeista in cui ogni religione faceva sacrifici umani agli dèi. E pensate ai popoli precolombiani, quando le caravelle giunsero sulle coste dell'America, in quei luoghi, guardate il film Apocalipto di Mel Gibson, si svolgevano terrificanti sacrifici umani e riti di sangue, migliaia di vittime ogni anno, persone innocenti squartate e buttate giù dai loro templi in nome di dei mostruosi e inesistenti. Il monoteismo di Abramo scrive nella carne di quest'uomo un concetto universale, molto forte: Dio non vuole sacrifici umani, né ora né mai. A questo punto tanti potranno rivoltarsi e dire: ma che Dio è un Dio che ti sottopone a una prova simile? Siamo davanti a qualcosa di razionalmente inconcepibile, a qualcosa di assurdo. Ma pensiamoci un attimo e capiamo il messaggio di Abramo alla nostra vita odierna. Non a tutti è chiesta una prova terrificante come quella di Abramo, ma a tutti verrà chiesto di affrontare la perdita di una persona cara, un lutto, la malattia, la nostra stessa decadenza psicofisica e infine la morte. E tutto questo è una sfida alla nostra razionalità, tutto questo trascende la nostra possibilità di comprensione logica e si tratta veramente di un salto della fede. La figura di Abramo è perfettamente comprensibile alla luce di Cristo, che è il vero Isacco, il vero agnello sacrificale, colui che prende su di sé i peccati dell'umanità e ci apre le porte del regno dei cieli. Nella vita di Abramo sono presenti tutti gli elementi della vita del cristiano. Lasciare i luoghi conosciuti sulla base di una parola di Dio, di una parola certa che viene dal creatore dell'universo. Scoprire che fidandosi di Dio le promesse si realizzano, non con i nostri tempi e nelle modalità che ci immaginavamo. Acquisire una familiarità con Dio al punto da sentirlo come il Dio dei padri, il Dio dei nostri padri, il Dio della nostra famiglia, il Dio con noi e per noi. Ultimo, ma più importante, potersi fidare di Dio di fronte all'assurdo, all'arrivo di prove che superano oltre ogni limite la nostra possibilità di comprensione razionale, di dominio logico. Ecco, Abramo ci mostra il sentiero di ogni credente nel vero e unico Dio.